A che spetterà la supervisione delle banche europee e come in quanto tempo sarà finanziato il Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie? Continua il braccio di ferro tra Parlamento europeo e 28 Stati membri sull'Unione bancaria. I ministri delle finanze dell'area euro riuniti a Bruxelles hanno discusso la ricerca di un accordo da proporre in tempo per l'ultima sessione plenaria della legislatura a Strasburgo. Il Parlamento europeo deve capire che per gli Stati membri è importante poter contare su alcuni aspetti nell'accordo intergovernativo, tra cui ad esempio l'avvio e il finanziamento del Fondo Unico di Risoluzione o il suo utilizzo. Se il Parlamento europeo insiste sulla sorveglianza unica affidata alla Banca Centrale Europea e sul finanziamento del Fondo di risoluzione delle crisi bancarie in 3 anni, gli Stati membri chiedono 10 anni di tempo e la sorveglianza in cogestione tra Banca Centrale Europea e autorità nazionali. Non credo si debba discutere troppo sul fatto se sia il caso o meno di rifare l'accordo, che pure è stato votato dal Parlamento europeo lo scorso 18 dicembre. Credo invece che vada migliorato anche tenendo conto delle osservazioni poste dal Parlamento, che a mio avviso rendono più efficace l'intero meccanismo. Al centro dell'Eurogruppo anche la Grecia, ancora nessun accordo tra Atene e la Troica sullo sblocco dei quasi 10 miliardi di euro in cambio di nuovi drastici provvedimenti.